stava un ragazzo che fa: oh, questo sta a fare un problema, questo mi sta a creare problemi. Si rivolge una ragazza e fa: oh, questo mi sta a creare un problema, va a prendere il bastone e va via la finestra. Allora sta ragazza va a prendere il suo bastone, mentre va a prendere il suo bastone gli faccio a suo ragazzo: ma questo a chi? Come ti permette a dire questo? E lui mi fa: che fai, vuoi litigare? Prendi, si mette in una posizione di sfida. Ma io faccio: perché tu vuoi litigare veramente con me? Alzati, andiamo fuori. Lo invito ad alzarsi, lui si alza, io mi alzo, gli metto una mano dietro la schiena per accompagnarlo fuori, no? Perché giustamente io sono una persona di strada con rispetto di queste cose. Alza il volume del microfono. Dopo proprio la musica, dai. E stavo dicendo che nel mentre questa persona l'ho alzata, ci siamo alzati insieme, gli ho messo la mano dietro la schiena, la invito ad andare fuori, nel mentre stavamo andando fuori lui prende, mi colpisce in faccia, mi dà un cazzotto in faccia qua sullo zigomo e mi ha fatto uscire il sangue dal naso. Non è stato un colpo molto forte, però comunque sia, mi ha fatto uscire il sangue dal naso. In quel momento io l'ho preso, gli ho dato un cazzotto, l'ho proprio sollevato da terra, è volato su una finestra. Non è che gli ho dato proprio un cazzotto, l'ho fatto volare, non so neanche come l'ho fatto volare, ma è volato proprio. Sai che vuol dire volato? Una persona che prende il volo. È volato, infatti io stavo in una scuola dove le classi erano separate da delle finestrone di vetro, no? Quindi nelle altre finestre c'erano altre classi, questa persona vola di faccia verso l'altra finestra e tutti quanti stavano a ridere dall'altra classe perché ha dato questa facciata alla finestra, cade sul bancone, sul banco, che gli si mette sul traverso, sbatte la schiena, e rimane fermo sulla schiena e si era un attimo stordito, diciamo, no? E gli faccio: non ti alzare, non ti alzare, rimani lì. A quel punto lui decide di alzarsi per fare l'eroe, mi viene un'altra volta sotto, mi carica un cazzotto, io glielo evito, lo prendo per la testa, lo blocco tra la testa e lui si cercava di dimenarsi fino a quando un po' stordito, poi sono entrati i professori, altri, e così si è calmata la situazione. Poi gli hanno cambiato di classe perché ovviamente troppo grave. È successo così.